Regas, oggi descriviamo una delle tematiche più odiate e più amate di Dungeons & Dragons di qualsiasi edizione: l'allineamento. Un po' come il piccante dentro il kebab, c'è chi lo ama e chi lo odia. Iniziamo! L'allineamento vuole descrivere con due sole parole l'atteggiamento verso il prossimo e la moralità del nostro personaggio di Dungeons & Dragons. La prima di queste due parole descrive appunto la moralità, quindi se è una persona buona, oppure una persona malvagia, oppure nessuna di queste due cose e quindi è neutrale. Personaggi buoni lottano per proteggere la vita degli innocenti, si sacrificano per il prossimo. Ha, coglione! Personaggi malvagi tendono invece a disprezzare la vita altrui, opprimendola e distruggendola sia per soddisfazione che per guadagno personale. I personaggi neutrali sotto questo punto di vista hanno scrupoli nel fare danni al prossimo, ma non si sentono in obbligo di sforzarsi per aiutare gli altri. Magari aiutano i propri amici, ma non qualcuno che non conoscono. Noi umani del mondo vero siamo essenzialmente neutrali. Per i nostri amici, per le persone a cui vogliamo bene, ci possiamo anche sforzare e fare qualcosa in più. Per le persone che non conosciamo, beh. La seconda parola descrive l'atteggiamento del nostro personaggio verso la legge e i codici di condotta. Quindi se una persona che rispetta la legge e la parola data, si definisce legale. Mentre se invece non le rispetta, fa di tutto per aggirarle, mente e cose del genere, allora si definisce caotica. Se invece non ha un'inclinazione particolare, quindi ogni tanto la rispetta, ogni tanto no, magari a seconda di quello che gli fa comodo, allora si definisce neutrale. I personaggi legali sono degni di fiducia, obbediscono alle autorità e si affidano alla legge e ai codici in tutto e per tutto. I personaggi caotici seguono solo la propria coscienza e rifiutano che qualcuno gli imponga ciò che devono fare. I personaggi neutrali, sotto questo punto di vista, mantengono un certo rispetto per la legge e non si sentono in obbligo di obbedire o di ribellarsi ad essa. Gli animali del mondo vero sono essenzialmente neutrali, perché non è che hanno il concetto di rispettare la parola data o le leggi dell'uomo, semplicemente fanno quello che pensano sia giusto. E quindi eccoli qua, belli neutrali. A parte forse i gatti. I gatti secondo me sono caotici, e se ci pensate, anche malvagi! Ovviamente l'allineamento, essendo espresso con sole due parole, contiene al suo interno un ampio spettro di personalità e di filosofie di vita. Ci possono essere due personaggi con lo stesso allineamento, ma che magari hanno un carattere completamente differente. E poi alla fine ogni persona non è che è coerente al 100% con se stessa. Magari abbiamo un personaggio legale buono che ha una vena di ingordigia, e quindi magari ogni tanto si arruffa qualche oggetto, anche se non è nella cosa buona e nella cosa giusta da fare. Però non è che se lo fa una volta allora non è più legale buono. Dipende, insomma, dipende cosa fa in generale. Sono appunto tendenze generali. Inoltre anche una persona neutrale potrebbe essere ispirata a fare un gran gesto di nobiltà se ci sono le giuste occasioni. Combinando gli aspetti di bene e male e di legge e caos, otteniamo 9 allineamenti e adesso li andiamo a descrivere uno per uno. Legale buono, fa il bene degli altri anche se ciò non porta al suo bene e lo fa rispettando le leggi e la parola data. Un tipico personaggio collegato è il crociato. Purtroppo Regas, questo allineamento è veramente facile da fare in modo stereotipato senza alcuna profondità, un po' come il caotico malvagio. Ho visto fare questo errore talmente spesso che ho fatto un video dedicato che spiegava come farli al meglio. Se volete recuperare questo video ve lo lascio da cliccare qua in alto oppure basta che cercate in descrizione. Così non finite anche voi a fare le solite macchiette della minchia. Caotico buono. Pensa che solo infrangendo le leggi può fare del bene e quindi se ne frega di esse. Le persone sono più importanti delle regole. Un tipico personaggio collegato è il ribelle. Neutrale buono. Vuole fare del bene e sa che ogni tanto la legge va infranta per ottenere tale obiettivo. Un tipico personaggio collegato è il benefattore, che aiuta come può senza avere legami particolari. Tipo me che faccio sti video senza che YouTube mi paghi un soldo. E che cavolo, almeno tu iscriviti al canale e dai, eh? Legale neutrale. Il mio codice è al di sopra di tutto. Per me la legge è più importante delle persone. Insomma, l'ordine e l'organizzazione sono di importanza vitale. Un tipico personaggio collegato è il giudice. Caotico neutrale.
Me ne fotto della legge per fare quello che voglio, seguo esclusivamente il mio arbitrio. Un tipico personaggio collegato è lo spirito libero. Neutrale neutrale, non ha particolari inclinazioni e decide ogni volta cosa pensa sia meglio in quell'occasione, facendo quello che pensa sia una buona idea. Un tipico personaggio collegato è l'indeciso. Anche perché sennò com'è che lo descrivi? Uno che boh, uno che dipende, uno che boh, vediamo cosa capita. Legale malvagio. Agisce entro i limiti della legge per ottenere il suo scopo, anche se a scapito del prossimo. Si trova al suo agio all'interno di una gerarchia. Ambisce a dominare, ma è disposto a servire. Un tipico personaggio collegato è il dominatore. Caotico malvagio. Faccio il mio bene anche se infrange la legge e fa del male agli altri. Il fine giustifica i mezzi e me ne fotto di tutto il resto. Non importano le conseguenze e gli effetti. Un tipico personaggio collegato è il distruttore. Neutrale malvagio. Fa tutto ciò che pensa di poter fare per ottenere i propri obiettivi senza subire ripercussioni. Un tipico personaggio collegato è il criminale. E se nessuno lo scopre mentre infrange la legge o fa del male a qualcuno, beh... Un punto importante che voglio sottolineare dopo aver elencato tutti gli allineamenti è: non pensate che dovete per forza far parte di un gruppo di avventurieri con il vostro stesso allineamento. Ovviamente gli allineamenti possono essere molto ma molto diversi, ma non è detto che voi dovete stare per forza in un gruppo che ha tutto lo stesso allineamento o allineamenti per forza tutti simili. Potete benissimo far parte di questo gruppo di avventurieri che ha allineamenti diversi ma ha un obiettivo in comune. Questo obiettivo che soddisfa ognuno dei membri di questo party di avventurieri e che li fa raggiungere i propri obiettivi, quindi che gli dà soddisfazioni e, anche se non sta lavorando con persone uguali identiche a lui o che non rispettano i suoi principi, comunque raggiunge il suo obiettivo, è soddisfatto e va avanti assieme a lavorare con quelle persone. Ragazzi, non dico che è facile, ma è sicuramente fattibile. Se volete approfondire questa tematica, se volete capire bene come fare, se volete capire come relazionarvi con gli altri che hanno un allineamento diverso dal vostro, vi lascio un vecchio video che avevo fatto a riguardo. Lo potete trovare cliccando qua in alto o cercandolo in descrizione. Consigli finali. Ragazzi, la cosa più importante che posso dirvi è sicuramente: non fatevi condizionare troppo dall'allineamento. È soltanto un'etichetta che avete messo al vostro personaggio. L'importante è che rimanete coerenti con l'idea del personaggio stesso, coerenti con il concept di persona che avevate in mente. Inoltre, ricordiamoci, ragazzi, che, come ci dicevamo prima, non è che se rispetto 99 volte la legge e poi una l'infrango, allora sono neutrale o peggio caotico. Stiamo descrivendo tendenze generali. Inoltre, altro errore comune, magari voi avete scritto sul vostro personaggio, sulla sua scheda, un certo allineamento, l'avete stampato bene in testa, però interpretandolo, facendolo coerente con quello che avevate in mente, questa è la cosa fondamentale, insomma vi rendete conto che magari non è proprio caotico come l'avevate pensato, ma è più neutrale. Raga, nessun problema, cioè lì con la gomma, con la tastiera, insomma eliminate quel caotico e scrivete neutrale. L'importante è essere coerenti con l'idea del personaggio. Inoltre, poi ovviamente, l'allineamento di una persona può evolvere. L'allineamento del vostro personaggio magari all'inizio era in un modo, ma durante l'avventura si è evoluto interiormente, non è solo salito di livello, e allora ha cambiato anche allineamento. Anche questa è una cosa importantissima. Così importante che ho fatto un video anche su questa. E come al solito, ragaz, se volete recuperare, se volete approfondire anche questa parte, vi lascio questo video qua in alto, oppure basta che lo cercate in descrizione. Ma insomma, coerenti con l'idea del vostro personaggio. Mi raccomando. Ragaz, se avete qualche domanda, se qualcosa non è chiaro, scrivetelo pure nei commenti che vi rispondo volentieri. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici. Grazie mille a chi lo fa. Infine, non volete perdervi i prossimi contenuti a tema di ED, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima settimana.